Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Vi accolgo in questa schermata perché abbiamo la seconda arma Force introdotta all'interno del gioco, ovvero Kryll. Un personaggio che in realtà non mi è mai piaciuto, partiamo da questo presupposto. È un personaggio che però comunque sia al suo interno possiede un'arma che ancora mi interessa, ovvero la BT di Kane. Ora non voglio dire nulla per evitare il desire sensor ed evitare che comunque ci sia nell'aria il fattore che io in realtà stia cercando una cosa per evitarne un'altra, per fare l'effetto a catena dove poi ricevo solo le armi che non mi interessano. Tra l'altro, pezzo forte a mio avviso di quello che è questo banner, ovvero il livello 90 di Oron. Livello 90 di Oron che non vedo l'ora di provare, ad essere sincero, perché Oron comunque rappresenta un ottimo tank. È vero che noi abbiamo in questo momento comunque in JP esiste anche Zac, che probabilmente con la definizione di tank vero e proprio è forse il pezzo del puzzle più combaciante. Però Oron comunque, da quando ha ricevuto la sua LD, ha sicuramente detto la sua. E quindi averlo adesso al 90 è sicuramente una marcia in più, sia per lui come personaggio, ma in generale per chi lo possiede già. Abbiamo la free multi, quindi io direi di andare con la free multi e vedere. Ok, una orb azzurra completamente spezzacuore, almeno per me, dato che il mio obiettivo principale in realtà non sarebbe neanche la force di Kryll. Parliamoci chiaro, non la userei neanche Kryll, se devo essere onesto. Però mi sarebbe tanto tanto piaciuto beccare la BT di Kane. Ma davvero? Ma anche la force di Kryll dalla free? Ma io volevo buttare i ticket. Cioè, avevo dei ticket per sperare di poterla buttare. Cioè, vi giuro, mi stavo un attimo trattenendo perché pensavo veramente fosse la burst. E invece no. Cioè, la force di Kryll, anch'essa dalla free. Va bene. Va bene, ok, che devo fare? Cioè, io avevo sti 30 ticket che volevo buttare nella speranza. Vabbè, buttiamoli lo stesso, perché alla fine dovessi trovare un doppione, in realtà non sarebbe male. Non sarebbe affatto male, in quanto mi risparmierei effettivamente diverse Power Stone. Ma neanche, cioè, neanche la voglio Kryll, cioè non mi interessava Kryll. Certo, potrebbe essere comunque una scusa per utilizzarla e provarla comunque all'interno del gioco, eh? Soprattutto con due Force insieme, dato che ho anche Kane. Diciamo che però maxare anche la Force di Kryll è un diciamo che è un pochettino pesante come risorse in generale, perché le Power Stone che mi servirebbero appunto per maxare un'arma del genere sono tante, sono veramente tante. Comunque, altra orba azzurra completamente useless. Gli ultimi 10 ticket, vediamo se pareggio con sti ticket che vanno malissimo. Vedi, cioè, ho pareggiato una free multi che mi è andata discreta, dato che appunto ho preso la force, con questi 30 ticket che proprio letteralmente fanno cagare. Letteralmente. Vabbè,
ci sta. E vabbè, almeno una dorata così, giusto per concludere. Ci sta. Comunque, sì, volevo buttare questi altri 30 ticket perché ho detto, magari ci provo, alla fine non mi costa nulla, anche se la tengo da parte, magari la maxo poi. Il problema ora è se maxarla o meno. Per provarla magari e vedere effettivamente, ma alla fine non è che mi interessi più di tanto. Tanto se ho la Force ho già quella di Kane, quindi comunque vedremo. Vedremo effettivamente cosa fare. Però ovviamente detto questo mi fa piacere avere già preso comunque le due Force che sono uscite in gioco totalmente, totalmente gratis. Però va bene, vedremo. Vedremo stasera che cosa ho intenzione di fare e vedremo soprattutto stasera se finalmente potrò prendere la BT di Kane con i token. Anche se in realtà dovrei, mi sa, effettivamente aspettare il capitolo per Braska e pullare direttamente lì. A meno che anche in quel caso mi esca tutto dalla free. Però spero ovviamente di poter essere smentito, ma vedremo effettivamente quello che succede. Detto questo ragazzi, io vi do appuntamento per stasera, ovviamente in live su Twitch a partire dalle ore 21, per discutere un pochettino di Kryle, vedere se effettivamente portarla su e niente, decidere il suo futuro nel mio account. Detto ciò, io vi ringrazio al solito per aver visto il video e ci vediamo stasera. Bye bye!